intervento Francis Di Fiom, delegato Fiom. Buongiorno a tutti, sono Francis, nati del Togo, 9 mesi fa italiano. Io ringrazio la CGIL per questa opportunità, soprattutto Seri che ha sempre combattuto nonostante la donna che è troppo forte. E vorrei fare qualche interrogazione all'onorevole, ma non c'è. Si è parlato di centro di espulsione, ma una cosa è certa, non dobbiamo avere paura di affrontare tutti, che sia parlamentare, che sia ministro o che sia sindaco. Perché lo dico? Quando uno prepara la miccia, l'altro l'accende e diventa esplosivo. Se il PD che io ho votato, che ce l'ho nel cuore, non avesse preparato quella legge schifosa, il centrodestra non avrebbe peggiorato. Questa è una legge peggiorata perché il PD l'ha voluto, ma l'ha voluto in modo sbagliato. Ecco perché i nostri fratelli che hanno soltanto colpa perché si trovano in un territorio, perché non c'è un documento, si trovano oggi a Roma. L'Ancona ha rifiutato, ma a Roma c'è. Allora, volevo chiedere all'onorevole che non so, non c'è adesso. Okay. Dopo lo diciamo, dopo. Ok. E un'altra cosa, ho sentito la ragazza che ha parlato della seconda generazione, ma i nostri figli sono così intelligenti che io a volte faccio fatica a insegnare matematica a mia figlia, che mi blocca ogni volta che sbaglio su una funzione, mi dice papà non va bene perché ha soltanto 13 anni. Questo significa che non dobbiamo neanche avere paura di credere ai nostri figli. Se non lo vogliamo, lo faranno loro da soli. Perché dobbiamo superare le fasi di critiche e andare a combattere soltanto sul piano politico, in senso che finché saremo italiani e daremo la cittadinanza ai nostri figli, fra 5-10 anni li combatteremo sul piano del voto. Nelle elezioni amministrative faremo la nostra parte, daremo il segnale ai sindaci delle nostre città. Io vengo da Osimo, la dico sempre, Osimo ha uno statuto speciale sull'immigrazione. Faremo cambiare le liste civiche a Osimo, gli daremo un segnale sul voto. Ecco perché io ho voluto intervenire a dire non dobbiamo avere paura di nulla. Lo faremo anche quando avremo 60 anni, vedremo un giorno i nostri figli sindaci delle città dove che viviamo. Io non andrò via da Osimo, non andrò via da Osimo, perché quando sento alcuni dire io prendo la cittadinanza e vado in Francia, vado in Germania, vado in Belgio, questo è una fuga di responsabilità enorme, da soprattutto dalla parte dei nostri genitori. Noi genitori che fuggiamo perché dimentichiamo i nostri figli e vogliamo sempre l'assegno sociale, perché uno dice che in Francia si aiutano, ma voi sapete quanti soldi il governo francese prende dall'Africa? Che siamo indebitati, che i nostri presidenti non riescono a sostenere e che lo mettiamo qui. Lo sapete? Non lo sappiamo. Ma perché l'Italia ha perso la Libia? Ha perso la Libia perché la Francia sapeva che se intervenisse da prima prendeva i pozzi di petrolio. Ecco perché ha bombardato, nonostante che il Consiglio dell'ONU non ha ancora finito la riunione. Allora, dobbiamo avere coraggio di capire le cose. Non andiamo soltanto a dire il sindaco o il comune non mi vuole dare l'assegno, non mi vuole pagare la mensa, non mi vuole pagare la bolletta di luce. Ma io voglio andare a un punto. Prima di finire voglio andare a un punto. Ma
come si fa a parlare di razzismo nei confronti di un assessore quando un padre ogni sabato va in discoteca a comprare un liquore da 30 euro e non riesce a pagare la messa scolastica di 15 euro a suo figlio? Questa è una mancanza di volontà di fare padre. Allora, dobbiamo vedere dentro di noi prima e dopo cercheremo di contrastare quello che non fa il comune. Per finire, come si parlava di razzismo, che è tornato il nostro onorevole, a me mi fa onore avere come lei giovani, io ho 42 anni, ormai mi sono rassegnato. mi sono rassegnato. Ma per parlare di razzismo, per me non è razzismo in termine fisiologico, come ci abbiamo tutta questa paura. In questa sala abbiamo delle dottoresse, abbiamo dei dottori, per esempio lì abbiamo la dottoressa Giudite. Ma quelli che condannano l'immigrato la mattina, la sera quando sta male e disperato va dalla dottoressa Giudite. Questa non è razzismo, questa è l'ignoranza. E l'ignoranza pure semplice, perché non hanno il coraggio di dire che quella mani, quelle mani nere mi hanno salvato la vita. E questa è la realtà nostra, non dobbiamo avere paura, non temere nessuno. Io sono italiano, vengo dal Togo, sono italiano e lo dico e lo riaffirmo. Sono italiano, non ho vergogna di dirlo. Io mi vergognerei quando i miei figli diranno: papà, non voglio più essere italiano. Grazie.